Presidente Di Giovanni, partiamo dalla cornice di pubblico. Oggi a Notaresco, spalti quasi pieni, inizia una nuova stagione, ma forse una nuova era per il San Nicolò Notaresco. Sicuramente sì, intanto sono soddisfatto per la cornice di pubblico che dicevi, perché effettivamente, essendo oggi la prima partita, essendo che Notaresco da diversi anni non facevo un calcio a questi livelli, quindi diciamo che mi ha fatto enormemente piacere vedere tutta questa gente al campo, cose che io vengo da, e sai benissimo, da un'altra situazione dove effettivamente pubblico non ce n'era. Quindi sotto questo aspetto sono più che contento, sono sicuro che comunque verrà ancora di più gente nel futuro, perché oggi era la prima partita, tanti stanno ancora in vacanza, quindi diciamo che però, ma lo sapevo questo perché Notaresco è una piazza importante, una piazza a cui piace calcio, e quindi noi speriamo di fare bene. Per noi era importante riportare il Notaresco nel calcio che conta, e chi amministra deve pensare anche ai flussi microeconomici, alle nostre attività, il sabato e la domenica, vedere gente che viene nel nostro paese. Un'esperienza che è nata grazie al presidente Di Salvatore, con un sodalizio con alcuni imprenditori locali, così parte l'avventura del nuovo Notaresco Calcio. Sindaco, però la presenza di così tanta gente oggi sugli spalti ha dimostrato che a Notaresco c'è tanta fame di calcio. È stata la prima vittoria nostra oggi, rivedere su questi spalti tanta gente, veramente, perché Notaresco ha una tifoseria e ha un popolo che ha vissuto di calcio. Ecco, non dimentichiamo che da qui sono partiti tantissimi giocatori che sono arrivati fino alla Serie A, Serie B. Ecco, Notaresco ha avuto sempre un'anima del calcio ed è così. Abbiamo già vinto oggi con uno stadio pieno. L'obiettivo per la stagione del San Nicolò Notaresco qual è, con un presidente che non si accontenta del minimo? No, però adesso tu hai detto prima che questa è una nuova era, questo è l'anno zero per me, penso anche per Notaresco città, Notaresco paese, perché loro hanno fatto sì alti livelli però mai in Serie D, quindi per loro è anche la prima volta. Io riparto da zero, per me questo è il primo anno, sicuramente questo è un anno di assestamento, diciamo così. Vogliamo fare bene perché ci teniamo a fare bene, poi il proseguo futuro sicuramente allesteremo una squadra più competitiva, sicuramente, però prima ci dobbiamo salvare quest'anno, quindi diciamo che l'obiettivo principale è la salvezza. Potremmo essere la rivelazione di questo campionato, e di questo sono contento e penso che ci possiamo anche riuscire, perché abbiamo un bravo tecnico ed anche una buona squadra che gioca un buon calcio.